È un programma offerto da Infopoint di Celle San Vito, ristorante Le Fontanelle in via Castelluccio a Celle di San Vito. Lidl anch'io, via Don Tommaso Le Cisotti a Torre Maggiore. Radio dei grandi successi. Ciao a tutti e benvenuti a Radio Torre, questo è Comune per Comune. Comune per Comune è il programma che in modo divertente scopre tante curiosità su tanti borghi della provincia di Foggia e dell'intera Puglia e Molise. Qui, dagli studi di Torre Maggiore, abbiamo in collegamento telefonico un ospite speciale, Palma Maria Giannini, la sindaca di Celle di San Vito. Buonasera, sindaca. Buonasera a tutti. Allora, sindaca, lei è la sindaca di un comune favoloso, descrivetelo. Grazie mille per aver detto che Celle è un comune favoloso. Celle è il comune più piccolo della regione Puglia, ma non soltanto per il numero degli abitanti, anche per la sua dimensione. La popolazione è costituita soprattutto da anziani e pochissimi bambini. L'ultima bambina è nata ad agosto di quest'anno. Celle è un paese immerso nei boschi e attraversato dalla via Francigena. Ha un albergo comunale, un campo sportivo grande e uno piccolo, un percorso ginnico e abbiamo anche una stazione di ricarica per auto elettriche e bici elettriche. Inoltre abbiamo un museo dedicato alla civiltà contadina. Ok, e quest'anno il Natale come si festeggerà? Ci siamo già organizzati a dire la verità, stiamo allestendo il paese con ghirlande sulle porte di ogni casa e qui avremo anche le luminarie per tutte le vie del nostro piccolo borgo. Diciamo, ci tengo a sottolineare l'unicità del nostro paese perché siamo certi che Gesù Bambino nascerà prima a Celle rispetto agli altri paesi, in quanto il parroco si divide tra due comunità e sicuramente celebrerà la messa prima da noi. Inoltre anche quest'anno ospiteremo Babbo Natale in una casa del nostro centro storico. E siccome anche a Celle si mangia, qual è il piatto tipico del borgo? I nostri piatti sono ancora quelli contadini, come ad esempio il pancotto, i cicorioni e i fagioli, la polenta e anche la pasta fatta in casa. Ringraziamo la sindaca del piccolo borgo dei Monti Dauni che ci ha fatto compagnia e la inviteremo anche qualche altro giorno. Grazie, sindaca. Vi ringrazio per aver ospitato me e quindi insomma così anche il mio comune nel vostro programma radiofonico. Ringraziamo la sindaca Palma Maria Giannini di Celle San Vito per la disponibilità. Ora andiamoci a sentire un bellissimo brano scelto dal nostro DJ. E abbiamo qui in collegamento telefonico Mariangela Genovese, dell'Infopoint di Celle San Vito. Buonasera Mariangela. E abbiamo anche Antonietta Altieri, operatrice dell'Infopoint dello sportello linguistico Franco Provenzale. Buonasera Antonietta. E iniziamo con Mariangela che ci dirà com'è il centro storico e la chiesa come si chiama. Come si chiama? Allora, Celle di San Vito è un piccolo
paese. Il suo nucleo, il centro storico, è formato da abitati molto antichi ed è proprio lì che si trovavano le cellette che sono state occupate dai franco-provenzali che ci hanno lasciato questa lingua. È proprio da queste cellette che il nostro paese prende il nome. E di San Vito perché siamo alle pendici del monte San Vito e abbiamo come santo protettore proprio questo santo. E la chiesa è intitolata Santa Caterina d'Alessandria ed è stata costruita intorno al 1845 e per costruirla è stata utilizzata la pietra d'angolo di una chiesa che si trovava proprio nel centro storico, nella parte antica del paese. E chiediamo ad Antonietta qualche frase in franco-provenzale o qualche proverbio, se addirittura sa anche qualche poesia in franco-provenzale. Allora, buonasera, vi leggo una piccola storiella. Sì. Aiamo una vaia, una vasta spadola, che lungo lago fa da gappalo rat. Un giorno, i denigo fan, e studiato un modo proprio furbo. Se preparate, se uscite bello, e se mettite la fonita. Tutto lo sanno ma chi passa avanti e a tu manna avanti. Bella vatta, come tu sei bella. Tu ami? E io ti decido. Ma sei bella, per tu come sposa. Fammi sentire la guaia a te. La canna ma ti passava, ti faceva la guaia a te. Lo alluccio, lo cennero, i prunti, frunto e fiutata la vatta. All'usurria ho arrivato lo sasso. Bella vatta, come tu sei bella. Tu ami? E io gli diceva, ma sei bella, per tu come sposa, fammi sentire la vuoi a chià. L'urrat, i fucitti sentire la vuoi a chià. E la vatta, lo fucitti in ghianà. E chi la vatta, lo pulito fa, sul pulito fa sposa, ma sul pulito mangia. A così la vatta spatovata, l'ungegna e mangiaccia. Chiediamo a Mariangela, oltre a Celle e Faito, dove è parlato in Italia, anche all'estero, il franco-provenzale. Allora, in Italia, quindi, oltre a Celle e Faito, che sono due isole linguistiche, troviamo il franco-provenzale, meglio detto patois, in Valle d'Aosta. E poi possiamo anche dire che il franco-provenzale è parlato anche in Canada, dove abbiamo una folta comunità cellese. Ok, poi ho scoperto anche che voi, il vostro comune ha scritto a Macron e speriamo che venga a Celle San Vito per vedere il vostro borgo da scoprire. Sì, speriamo, noi lo aspettiamo. E ringraziamo Mariangela Genovese per la disponibilità. Grazie Mariangela. Grazie a te. E siamo giunti purtroppo alla fine di questa puntata con il comune di Celle San Vito, la sindaca e le due ragazze dell'InfoPoint, Mariangela Genovese e Antonietta Altieri. Di questa puntata di oggi, 12 ottobre 2022, l'appuntamento è rinviato a martedì prossimo con un altro comune, un altro borgo da visitare. Ovviamente saranno presenti alcuni ospiti. Grazie e arrivederci. Radio Torre, la radio dei grandi successi.